Saman sarebbe stata tenuta d'occhio da una coppia nel suo ultimo periodo trascorso a casa a Novellara. È quanto riporta l'edizione reggiana de Il Resto del Carlino. A rivelare il nuovo dettaglio sul giallo della scomparsa della diciottenne, d'origine pakistana, sarebbe stato il giovane fidanzato, durante l'esame dell'incidente probatorio, venerdì scorso in tribunale a Reggio Emilia. Pare che nel podere di Novellara, in quei giorni, fossero ospiti altre persone, a quanto sembra una coppia formata da marito e moglie, a cui era stato presumibilmente affidato il compito di sorvegliare la giovane. Ma dei due si sono perse le tracce, così come dei genitori, dello zio e di un cugino, tutti ricercati e latitanti, i primi in Pakistan, gli ultimi due presumibilmente in Europa, indagati in concorso per il presunto omicidio premeditato, sequestro di persona e occultamento di cadavere. Solo un indagato, un altro cugino, è stato arrestato e si trova attualmente in carcere a Reggio Emilia, ma si è sempre detto estraneo ai fatti. Dopo 67 giorni di ricerche incessanti a Novellara, il presunto corpo di Saman non è stato trovato. Di lei non si sa nulla da ormai 3 mesi. Il fidanzato la crede ancora viva, sequestrata da qualche parte, ma al momento questo sembra poco probabile. Ma chi sono queste due persone che la controllavano? Cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti. Per rimanere aggiornato sulle ultime notizie e curiosità del momento, iscriviti al canale e attiva la campanella.